Sindaco D'Anna, è stata approvata in giunta regionale un atto mediante il quale si dovrebbe riaprire l'ospedale di Giarre perché è stato rimesso nella rete ospedaliera. Lei comunque aveva già attenzionato nei giorni scorsi questa situazione. Facciamo un po' il punto della situazione. Sì, intanto esprimiamo ovviamente grande soddisfazione per questo primo passo importante, perché come sempre dico io, distruggere, togliere qualcosa è molto più semplice che costruire e ricreare le condizioni per riattivare in questo caso l'ospedale e il suo pronto soccorso. Una storia che parte da lontano, che ha visto tante persone nel tempo impegnarsi, anche nei momenti in cui sembrava difficile che qualcosa potesse cambiare, lo hanno fatto tante associazioni, l'ha fatto il Comitato dei Cittadini, l'ha fatto anche qualcuno come me e altre persone che ci siamo impegnate, insomma prima come associazione, adesso siamo impegnati nell'amministrazione nel portare avanti quest'idea. Finalmente diciamo il governo Musumeci ha avuto quella non solo sensibilità che aveva già dimostrato, perché l'onorevole Musumeci anche da parlamentare aveva seguito la vicenda e quindi ha mantenuto un po' fede a quell'impegno morale oltre che concreto di riapertura e che speriamo si possa concretizzare al più presto, ma devo dire proprio nei mesi scorsi avevamo tenuto contatti anche con l'assessore Razza, abbiamo cercato ecco, di seguirlo in maniera molto discreta questo percorso. Ora la lettera che io avevo formulato, sapendo che appunto era in fase di approvazione da parte della giunta regionale la nuova rete ospedaliera, ho scritto alla commissione parlamentare all'ARS che si occupa di salute per sensibilizzarla a dare un parere favorevole per la parte che riguarda Giarre. È un parere obbligatorio che deve rendere, anche se non vincolante, ed è il primo passo, perché una volta che la commissione, a cui ho chiesto se è necessario anche di venire a vedere la struttura, tante volte si è detto una struttura fatiscente, noi sappiamo che non è così, sappiamo che c'è circa un terzo dell'area ospedaliera che probabilmente converrebbe non utilizzare, ma ce ne sono una parte, altrettanto come superficie estesa, che con degli interventi peraltro già finanziati si possono rendere in sicurezza. Quindi da una parte invitarli a venire, o al limite abbiamo dato la disponibilità, come abbiamo fatto in passato, di andare noi a Palermo a spiegare un po' le nostre ragioni. Quando la Commissione esiterà nei prossimi giorni, poi la palla, come si suol dire, passerà al Governo nazionale, che dovrà esprimere dei pareri sia da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico, perché ovviamente il piano deve avere una sua sostenibilità. Però siamo certi che il Governo regionale, l'onorevole Musumeci, l'assessore avvocato Ruggero Razza hanno fatto sicuramente un lavoro certosino, cercando ovviamente di tenere in considerazione questi aspetti, perché in fondo si trattava di ridistribuire le risorse nel renderle compatibili alle previsioni di legge. Giarre non sta riavendo nulla che non gli spettasse, come abbiamo sempre sostenuto. Giarre, per caratteristiche orografiche, per caratteristiche dimensionali di popolazione residente, per tutte le condizioni a contorno, pensiamo a tutte le scuole, alle aree artigianali, al porto turistico, pensiamo proprio alla distanza che c'è dai comuni un po' più periferici rispetto appunto a Giarre e a sua volta rispetto al Cannizzaro di Catania, che è un po' il centro di eccellenza di riferimento. Ecco, per tutte queste motivazioni ci viene reso qualcosa che ci doveva essere dato fin dall'inizio e che non doveva essere compromesso. Nel giro, mi auguro, di sei mesi, un anno possiamo cominciare a vedere in concreto questo nuovo ospedale, che riparte partendo dai presidi di base, quindi ricordo medicina, geriatria, che peraltro abbiamo, la chirurgia, l'ortopedia, i laboratori e il pronto soccorso. Questo è quello che noi chiedevamo e speriamo che adesso sia arrivato il momento di riaverlo.